Salvo 5.0, spegni la TV e accendi il cervello. Benvenuti a questa 44esima tappa del Pegoglioni Italia Tour. Ci troviamo a Morcone, che è in provincia di Benevento. E ieri probabilmente avete visto già la trasmissione da Benevento. Non ci troviamo proprio all'interno del centro abitato di Morcone, ma grazie agli organizzatori di questa tappa, che ringrazio e che fra poco vi faccio anche vedere, mi hanno coinvolto in una festa. Qui c'è una riunione all'aria aperta presso un'oasi WWF, che si trova praticamente vicino a un lago artificiale, che comunque appunto un'oasi, insomma qualcosa di naturale. E quindi ci sono qui riunite tante persone che adesso stanno mangiando, quindi forse non era neanche il momento migliore per cominciare questa trasmissione, ma i tempi sono questi, anche perché poi noi fra poco dovremo partire per andare a Campobasso. E allora, ragazzi, vediamo un po' di riuscire a intervistare qualcuno, sperando di trovare qualche volontario. Intanto vi vorrei presentare Michele e Nicola velocemente, giusto così per farveli vedere che sono gli organizzatori. Ecco, lui è Nicola, che avete visto anche ieri a Benevento. Lui è Michele, gentilissimo, che praticamente mi ha rifocillato sia ieri a cena che oggi a pranzo e pure a colazione, con delle cose stupende preparate da sua moglie Daniela, giusto? Sì, sì. Bene, bene, bene. Fantastico. Quindi questo solo per così piccole informazioni di carattere logistico. Beh, poi qui abbiamo, perdonami, presento prima Luigi, che è un vecchio amico di Salvo 5.0, Luigi De Giacomo. Benvenuto, bentornato. Grazie caro Luigi, grazie. Qui siamo in un'oasi del WWF e ti volevo presentare Giacomo, che è responsabile dell'oasi del WWF, per dire due parole giusto su questo paradiso terrestre che c'è qua. Bene, Giacomo, sì. A te la parola e grazie. Ciao, mi presento, sono Giacomo, sono un volontario dell'oasi, mi occupo di questo posto da circa 5 anni. Questa è un'oasi, prima di essere un'oasi WWF, è un'oasi provinciale dal 93. Nel 2003 è divenuta un'oasi WWF e le date più importanti sono queste, 93-2003, e nel 2008 è stata riconosciuta come ZPS, cioè zona di protezione speciale a livello europeo, come invaso del fiume Tamar. È un'oasi importante soprattutto per l'avifauna acquatica, è un ambiente ricco di biodiversità. Perché? Perché abbiamo più ambienti che si trovano intorno al lago, quindi c'è il lago che ha un tipo di ambiente, il fiume che avrà un altro ambiente, i boschi caducifogli che ci circondano, insomma il bosco egrofilo che sulle sponde del lago, insomma una varietà di ambienti determina una varietà di specie che vivono l'oasi tutto l'anno. Ci sono specie migratrici che vengono qua solo d'inverno o a passare l'estate, quindi a nidificare qua in zona, e invito tutti insomma a venirla a visitare, che è una delle oasi più importanti della Campania, c'è l'oasi di Cornani più grande del sud Italia. Quindi invito tutti a venire a visitarla, noi tutte le domeniche siamo qui aperti volontariamente. Bene, senti Giacomo, quanti siete i volontari che orbitate intorno a questa oasi? I volontari siamo 5-6 volontari assidui, diciamo, che frequentiamo l'oasi. L'oasi non riceve fondi dal 2010, non riceve fondi da nessuno, e quindi col lavoro volontario insomma di 5-6 amici che hanno la passione per la natura, io sono laureato in scienze naturali, c'è l'amico biologo e così via, insomma riusciamo almeno a tenerla aperta, a tenere i sentieri puliti e a dare una sorta di frutti. Questa giornata è una di quelle insomma che ci serve per farla conoscere, per gustarci insomma il nostro territorio. Molto interessante, ti posso fare ancora qualche domanda? Certo. Senti, quanto è importante oggi impegnarsi per la protezione dell'ambiente, no? Visto come stanno andando le cose, cioè sembra che il sistema che ci governa, o io preferisco dire che ci schiavizza, sta tentando proprio di educarci solamente a consumare, no? Consumare tutto, consumare il territorio, consumare beni che vengono prodotti che magari non servono. Esatto. Molto spesso, magari, non dico sempre, ma molto spesso. Quindi siamo educati, a cominciare dall'asilo, alla scuola, poi alla scuola dell'infanzia e tutte le altre scuole, consumare, 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 e a consumare anche proprio le risorse. C'è quel famoso detto, mi pare indiano, che dice: quando avrete bruciato l'ultimo albero, avrete consumato l'ultima goccia d'acqua, eccetera, vi renderete conto che i soldi non si possono mangiare. Possono mangiare. Ecco, ti chiedo Giacomo, con questa, con questo
panorama, diciamo, che ho cercato di dipingere. Quanto senti importante il tuo ruolo di una persona appassionata e che si impegna proprio per cercare di far capire magari i più piccoli? Vedo che qua esatto, ci sono anche alcuni bambini. L'obiettivo nostro, insomma, è soprattutto sulle nuove generazioni che rappresenteranno poi il futuro della dirigenza, insomma, di chi poi ci governerà in futuro. È quello che cerchiamo, insomma, di dimostrare qui, è proprio che il rapporto con la natura e la conoscenza della natura, il rispetto della natura che deriva dalla conoscenza, se io non conosco non posso rispettare e proteggere. E diciamo che, per dirla in breve, insomma, una cosa che si fa nelle oasi di protezione, oltre alla ricerca, perché devo cercare insomma, e conoscere le piante e animali che vogliono preservare, oltre alla divulgazione ambientale, che è la nostra punta, insomma, di diamante che facciamo qua, la cosa che si fa soprattutto in un'oasi di protezione o intorno all'oasi è la coltivazione di prodotti, diciamo, più biologici, perché ricadendo in un'area protetta, quindi l'ambiente è più salubre e quindi in teoria, insomma, gli agricoltori e le aziende agricole, insomma, che stanno nel territorio ci permettono di avere dei prodotti più genuini che non hanno niente a che vedere con la grande distribuzione e quello che la società cerca di, insomma, imporci. Interessante, cos'è che viene prodotto di particolare, di specifico? Qui vengono prodotti dei grani antichi, il grano di Saraolla, poi c'è una cooperativa che magari potete anche intervistare, c'è il presidente della cooperativa lentamente che produce i locali e anche la canapa. Ci sono, insomma, c'è Dino Mastro Francesco che oltre a fare l'apicoltore fa alleva il maialino nero casertano, che è un maialino, insomma, un allevamento autoctono della nostra zona. Il miele, sì, di Dino è della zona, insomma, qui se date uno sguardo intorno vedrete molti campi sul viola, quella è la sulla, è una leguminosa che gli agricoltori danno come foraggio agli animali, che però ora è in fiore e quindi qui si produce anche il miele di sulla, che in questo senso, insomma, è quello che le api vanno a bottinare più facilmente. Ho capito, ti ringrazio per questa infarinatura, io non sono molto esperto, ma mi ha fatto molto piacere sentire questa tua spiegazione. Che fa Luigi, mi accompagna allora a intervistare qualcun altro? Sì, giro, vabbè. Mi accompagni anche tu, Giacomo, bene, andiamo. Allora, loro rappresentano Borgo Cerquelle, sì. È un bio agriturismo con fattoria didattica. Chi vuole dire due cose a Salo sulla vostra realtà? No, semplicemente brevemente, senza. Allora, Borgo Cerquelle è un bioagriturismo, come accennava, dove in fattoria didattica abbiamo animali, capre, cavalli, cerchiamo di fare tutta cucina biologica in modo da dare al giorno d'oggi una cucina più salubre, semplicemente, con tante attività per i bambini all'aria aperta, escursioni, visite guidate e tanto altro. Bene, molto interessante. Io ho già gustato queste vostre frittelline che sono tutta roba vegetale in pastella, sì, no? In pastella, assolutamente sì. In particolare quell'ortica è qualcosa di autoctono? No. Sì, è un'ortica locale dove noi abbiamo all'interno dell'agriturismo ci sono queste qui le frittelline. Le palline, quelle lì. Esattamente. Sì. Che è un'erba spontanea che molto spesso viene semplicemente strippata e gettata via, ma tantissime proprietà curative, tantissime proprietà. Ce n'hai un campione non cotto, cioè non già fritto di ortica, giusto per vedere come si presenta naturalmente, ecco. Prima di diventare pallina? Prima di diventare pallina è una pasta, semplice pasta. Ok, cioè, e come si arriva a questa pasta però? Farina, ok. Acqua, sì. Lievito madre, sì. E sale. Molto semplice. E ovviamente ortica bollita. E in che percentuale l'ortica per arrivare? In circa 3 kg di farina, più o meno un 300-400 grammi di ortica. Ok. Quindi circa un 10%? Sì. Un 10%. Grosso modo, sì, perché è chiaro che ovviamente quando la si raccoglie è molto voluminosa, cruda. Poi cuocendola diventa tutto un agglomerato che poi va distribuito all'interno della pastella per fare queste bellissime e saporitissime frittelline. Speriamo che il vento non demolisca. Mantenga ancora. No, dovrebbe mantenerlo, non dovrebbe. Bene, bene, bene. Poi le altre cose sono cipolle, i famosissimi anelli di cipolle, sì. Che molto spesso li vediamo solo nei grandi marchi di distribuzione come McDonald's, Burger, eccetera, eccetera e quant'altro. Non sono altro che
cipolle tagliate a rondelle passate in una pastella che è sempre composta di farina, lievito madre e sale, impastellate e fritte. Ok. E zucchine. Zucchine classiche, zucchine in pastella. Stessa cosa. Fantastico. Senti, voi operate in questo territorio, mentre siete una realtà locale. Ma ti faccio una provocazione, spero di non metterti in difficoltà, eventualmente puoi anche non rispondere. Ma se domani qualcuno, magari come il mio amico Luigi, che si occupano di roba che ha a che fare con l'economia, no? Si inventasse una moneta locale, voi accettereste di vendere i vostri prodotti, magari non dico esclusivamente nella moneta locale, ma almeno con una percentuale, non lo so, un 20-30%. Per esempio, se un cornetto, una di queste cose che voi preparate costa 2 euro, magari potreste vendere, che ne so, 1,50 euro più 50 di questa moneta locale. Assolutamente se sì. Se vedi che c'è poi se una circolazione. Se si riesce a creare un mercato di moneta locale, quindi su tutto il territorio, è chiaro che potrebbe essere una cosa molto interessante per i locali. Sì, perché capisci che questa cosa, se si raggiunge una certa massa critica, potrebbe essere un grande incentivo, no? Se tutti gli agricoltori locali accettassero questa moneta, i vari imprenditori locali, eccetera, si potrebbe creare tutto un circolo circuito virtuoso e cercare di sganciarci un po' dalla schiavitù del denaro, perché lo sai, no? Non so se tu condividi, lo sai, non è bella come domanda, condividi no, la mia opinione che siamo schiavi? Assolutamente sì, ecco. Siamo schiavi di un sistema. Da Borgo Circone lo sanno. Lo sanno bene, sì. Ecco. Quindi sono pienamente d'accordo, sì, non c'è alcun dubbio su una cosa del genere. Bene, io ti ringrazio per il tempo che mi hai regalato. Grazie. Prima, mentre mi preparavo per fare questa trasmissione, sentivo una delle due ragazze, non ho capito se era questa la prima o la seconda, Simona o Serena, che parlavano praticamente di cibo, di varie diete, no? Sì. Eri tu, Simona? Sì. Ecco, ti ricordi più o meno quello che stavi dicendo e qual era il contesto? Perché a me ha incuriosito parecchio, allora dico, poi quando comincio magari provo a chiederglielo. Parlavi di dieta fruttariana, eccetera. Ah, sì, sì. Dimmi qualcosa. Dieta dove mangi solo frutta. Sì. Però se si arriva a un livello estremo di mangiare solo frutta hai delle carenze vitaminiche oppure di proteine, di carboidrati, quindi bisogna essere sempre attenti a quello che si va a fare. Bisogna essere sempre informati su una dieta che si va a fare. Certo. E sono diete che non si possono fare per molto tempo. Però alcune persone lo prendono anche come stile di vita, però devono prendere ovviamente degli integratori. Beh, ovviamente quando parliamo di una dieta fruttariana, come frutta si intende in senso esteso, quindi non solamente sì, la frutta dolce, ma per esempio anche il peperone, il pomodoro, quella è frutta. Viene divisa in diversi tipi di frutta, ci sono dei fruttariani che fanno una dieta di solo frutta secca, oppure di frutta acida, di frutta zuccherina, è consigliato mangiare un solo tipo di frutta ogni 90 minuti e non più tipi di frutta insieme come molte persone fanno sbagliando. Ah, e perché? Perché una persona che fa una dieta fruttariana è proprio perché vuole depurare l'organismo, mentre mangiando molti tipi di frutta insieme l'organismo comunque deve scindere molte cose insieme, non diverse l'una dall'altra. Ma tu hai già osservato per caso per un periodo della tua vita qualcuna di queste diete? Una settimana. Di quale? Quale? Fruttariana. E quale tipo di frutta mangiavi? Mangiavo frutta acidula come ananas, kiwi, fragole, sì, kiwi. Ho capito. Questo tipo di una frutta. Settimana? Sì. Ma poi hai interrotto perché ti sei scocciato? Perché no, notavi... ho interrotto perché trovo che le cose estremiste non vanno bene. Bisogna sempre mangiare tutto. E quindi adesso che tipo di dieta segui? Adesso una dieta principalmente mediterranea, con molti cereali, semi, ortaggi, verdure. E anche proteine animali? Sì, però moderate, una volta a settimana. Una volta a settimana, ma magari di carni provenienti da animali allevati localmente, sì, non certo. degli allevamenti intensivi, voglio certo. sperare. Certo, perché ovviamente. Vuol dire, ecco, per ma una a persona... livello locale ci sono molti produttori, buoni produttori. Ho capito. Beh, io ti dico, io seguo una dieta vegana, quindi non fruttariana. In estate ovviamente la quantità di frutta aumenta molto, certo. Però non 100% frutta. Però diciamo che tendo a escludere invece le proteine animali. Anche se non mi definisco un estremista, perché magari mi capita che vado a pranzo da qualcuno che non sapeva che io ero vegano, non è che non mangio niente, cioè pazienza, una volta ogni tanto faccio anche qualche eccezione, però devo dire che tendenzialmente, diciamo, 95% probabilmente di quello che mangio non contiene proteine animali. Per un aspetto sia di salute, secondo la mia convinzione naturalmente, e anche etico. Sì. Anche perché io abito in Lombardia, lì
è un po' più difficile forse trovare carni provenienti da animali allevati in modo sostenibile, in modo cruelty free. Certo, poi quando l'ammazzi comunque un po' di crudeltà c'è comunque, certo. Però almeno solo nell'ultimo momento, ecco, mentre gli allevamenti intensivi è una crudeltà continua, da quando nascono, anzi, da quando vengono inseminate le mucche o i maiali o quello che sono, fino a quando vengono ammazzate, quindi veramente è una cosa molto molto crudele. Bene, io ti ringrazio anche per il tempo che mi hai regalato, buona frittura e ci vediamo alla prossima, grazie mille. Ciao. Luigi, da chi mi porti adesso? Andiamo a trovare Tommaso, sì. Perdonatemi un secondo che siamo con la televisione. Tommaso. Buongiorno Tommaso. Un artigiano, sì. Lo fa da molti anni di questo posto. Io ho fatto prima il camionista 40 anni e dopo... Ho fatto il, insomma, mi sono incominciato a fare con queste cose qua, sono 15 anni. Questo è un vestito fatto in Vimini, eh? Ah, un abito per una modella a Roma, è andato questo. Bello, tutto interamente in Vimini? Sì, tutto in Vimini. Naturalmente fatto a mano, manco a dirlo. L'ho fatto io. Certo, tutto quello certo, che certo. Vedi, salvo. Vedete là, tutto... Io ho preso pure un premio a Ceppalone una volta per la precisione del lavoro. Quei dischi lì giù anche? Sì, sì, sì. Ma a cosa servono questi dischi? Com'è? Questi dischi qui a cosa servono? Quelli lì grandi appesi al cancello? Per decorazione vicino alla parete. Ok. Per, come si chiama, per se uno fa la pasta di casa ce la mette a asciugare sopra. Ok, ma tipo, per tante tipo cose, grande vassoio. Pure per seccare melanzane, peperoni. I pomodori magari da mettere al sole. Sì, sì, una tovaglietta sopra, hai voglia. Ma sei riuscito a trasferire questo mestiere a qualcuno? A un nipote. A un nipote che sta continuando. Un nipote però solo che quello fa l'infermiera, al manicomio da Verso, poi c'è la proprietà, però fa tutto quello che faccio io. Bene. No, non vi dico che mi ha sorpassato, ma è... Ha acquisito la manualità, riesce sì, a sì, farlo. Sì, sì, è stato 4-5 giorni con me. E questi vimini li procuri sul territorio? Lungo le strade, pure lungo le strade di montagna dove hanno fatto le strade con la roba di fiume, sì. Sono uscite queste, si chiama... La vetica, non so in italiano come si chiama. Ma scusami, volevo chiederti, ma questo materiale, questa materia prima che usi? Quindi tu non la compri, la trovi la così? No, la devo fare tutto io. Io ho fatto che bellezza. Questi qua puliti. Che bellezza, quindi vuol dire che questo prodotto deriva... a parte che è naturale, ma non comprando la materia prima... deriva esclusivamente dal tuo lavoro manuale. Sì, sì. E questa è una cosa meravigliosa, cioè un prodotto che è 100% no, lavoro. No, perché poi c'è pure tanta gente che dice non ci sta il lavoro, ma manco ne vanno trovando. Lo vedete queste? Bellissimo. E queste qua pure, le vedete? Sì, sì. La famosa sì, tina di rame che si andava a prendere l'acqua una volta. Sono bellissimi, ma mi ha colpito molto questa cosa che ho percepito dal racconto tuo e di Luigi, sì. Cioè che questo materiale te lo vai a cercare tutto, per la strada. Tutto da solo, faccio un quintale di questi qua già bruciati all'anno. Di secchi? Secchi, ah sì, secchi, insomma li brucio, faccio stare 4-5 giorni al sole e poi li devo appuntire. Li devo scegliere, li devo contare perché cioè, per esempio quanto ce ne voglio per un canestro, quanto per un cesto. E poi comunque quando le lavoro le devo mettere a bagno perché sennò si strozza. Non si può lavorare, certo. Sì. Quindi tu la lavori. Scusa, mi consenti di darti del tuo anche se c'è qualche anno come di differenza? No, ma a me okay, mi scusami. Piace. Bene, io anche lo preferisco, però mi sono permesso senza prima chiederti. No, signore, io sono Tommaso Nardone. Grazie, da Campo Lattaro per tutti. Io mi chiamo Salvo Mandarà. Ah. Ed è un piacere conoscerti, un onore anche, perché... Di dove siete voi? Io sono della provincia di Ragusa, però abito in Lombardia. Ah, e sì, sto facendo un giro d'Italia in bicicletta, adesso qua non ho la bicicletta, siamo venuti con la macchina di Nicola, sono passato da Morcone, sì. Ed è bellissimo vedere queste cose. Sì, sì. Senti, ma queste cose tu le vendi localmente qui ai morconesi? Mi chiamano pure quando mi fanno le sacre, mi chiamano e vado, poi vengono a prendere a casa pure. Sempre esco comunque per le sagre fuori, insomma, e a Ceppalone mi hanno dato un premio, dicevi prima. Un premio, sì. Hanno preso una spasa di quelle, erano 4-5, io credevo che era la finanza. Poi sono andato un'altra volta con un metro in mano. Hanno incominciato a misurare una spasa di quella. E se ne sono andati. Dopo di 2 mesi mi arrivano 65.000 lire, allora era lire.
Non è troppo, però è una bella soddisfazione, vi pare? E perché questo premio? Perché per le hanno misurate? La precisione, il lavoro della precisione. Sì. Facciamo una provocazione, visto che questo è un tour che si chiama Pecoglioni Tour. Questa, per l'economia cosiddetta tale, il lavoro di Tommaso è un lavoro a nero. Certo. No? E non so, Salvo, magari su questa cosa una riflessione la farei, no? E beh, io infatti stavo già pensando di chiedere a Tommaso visto che dicevi che tu usi il computer, temo di no, o sì? Com'è? Il computer, internet, lo usi? Ah no, non lo so, no. C'è a casa. Tuo nipote? Sì, mia nipote, sì. Quello che dicevi, che è tuo nipote o tua nipote? È una ragazza o un ragazzo? No, io ho 12 nipoti, 6 maschi e 6 femmine. No, ma quello che ha imparato il mestiere, che ti ha seguito qualche giorno. Ah, nipote, mio nipote. Tuo nipote? Sì. Tuo nipote lo usi il computer? Sì, sì, la usa, lui fa l'infermiere comunque. Perché, tutto il paese. Perché non si mette a vendere queste cose in rete? Per esempio, lo sai, io... Lo fa solamente già. Che va a lavorare pure, avete capito, fa... Una parte nata. Quindi un po' è libero quando lavora con te, ma è un po' anche schiavo. No, adesso lavoro da solo. Che lavoro fa da solo? Questo qua. No, però poi hai detto io. Che lavora pure, fa l'infermiere, no? Hai detto? Fa l'infermiere, sì, c'ha la campagna, c'ha le vite, le olive, comunque. Quindi fa tante attività. Il suocero è ammalato. Ho capito. Ma ti volevo proporre di chiedere a tuo nipote se ha voglia di provare a vendere questi stupendi manufatti all'interno di una comunità che ha una moneta diversa, complementare. Non usiamo l'euro, o perlomeno usiamo l'euro e una percentuale di moneta complementare, ma per questi manufatti che non hanno materia prima, che tu non devi comprare usando gli euro, lo potresti vendere anche a 100% con questa moneta complementare, perché poi tu con questa moneta ti puoi andare a comprare magari gli agrumi di un siciliano che li vende, oppure altre cose, eccetera. Allora Luigi, mi aiuti tu a stabilire il contatto col nipote di Tommaso? Dove state voi? In tutta Italia. Io sto in Lombardia, però ci si può iscrivere in questa comunità in tutta Italia, senza problemi. Noi siamo a Morcone. Lui è a Morcone, Luigi è a Morcone. Sì, sì. Va bene. Tommaso, è stato veramente un piacere. Un piacere mio. Complimenti, veramente, un'attività meravigliosa. Grazie adesso a voi. Adesso lentamente ci richiamo da lentamente. Ok, di nuovo Tommaso, arrivederci. Lentamente. È una realtà... sempre del Sannio, tra Torrecuso e Fragneto Monforte, che produce tutto quello che deriva dalla canapa e dai grani duri autoctoni. Buonasera, potremmo fare un'intervista lentamente? La facciamo piano piano. Si avvicini, signor Lentamente. Io mi chiamo Salvo, lo dico lentamente anche io. No, ma a parte gli scherzi, perché vi chiamate così lentamente? Perché il nome avrà sicuramente una motivazione. Sì, di carattere in realtà, politico probabilmente. Guarda il cervello che sta al posto del guscio della tartaruga. Bellissimo. Aspettiamo pure un po' Casa Pound. Perché lentamente? Allora, lentamente ha due motivazioni, diciamo, alla base. Una è legata al fatto dello stile di vita lento che si contrappone a quello stressante, frenetico cittadino che ci impone la società capitalistica. E un'altra è perché lentamente è stata una presa di coscienza lenta che ci ha portato a tornare. I componenti della cooperativa sono tutti ragazzi che sono scappati da questi posti per poi ritornarci, perché inizialmente vedevano un posto limitato, privo di stimoli, e poi successivamente, facendo esperienze anche in città, anche fuori, anche lontano, hanno capito che invece c'erano delle risorse importanti da preservare. Molto interessante. Allora, mi diceva Luigi che voi appunto coltivate anche la pianta, come si dice, la pianta proibita per legge perché è diabolica, no? La canapa. Com'è che vi saltate in mente? Non è del tutto vero, perché altrimenti saremmo in gattabuia, però non è del tutto proibita, o meglio, è stata proibita. C'è stato un ostracismo su questa pianta per lungo tempo, io penso, è una mia ipotesi, soprattutto legato a motivi economici, quindi interessi economici. Assolutamente. Non scendo in merito perché poi non ho delle conoscenze approfondite su questo, però di sicuro era una pianta che era molto coltivata in Italia, era il secondo produttore mondiale, il primo, infatti, come qualità. Infatti. E si usava solo per scopo tessile, adesso invece si sta riscoprendo altri usi molto importanti, da quello alimentare ma soprattutto quello terapeutico. Che poi vanno al di là di quello ludico, perché sai, tutti quando diciamo di canapa, a causa della propaganda del sistema, tutti canapa pensano alla marijuana. Certo, però che ovviamente è uno uno delle migliaia di usi che si può fare, ma non è l'unico. Certo. Ce ne sono tanti. È un pesto di canapa.
un pesto di canapa. Ecco, ma sono curioso, quando io sento parlare di prodotti alimentari a base di canapa, mi chiedo sempre, ma qual è la percentuale? Perché chiaro, non può essere 100% canapa, perché vediamo anche la farina di canapa ha una piccola parte di canapa, no? Sì. Quali sono le percentuali di questo pesto, per esempio? In questo pesto abbiamo... 32%. Beh, è elevata come percentuale. E il resto che cos'è? Il restante, il 68%? Si legge gli ingredienti. Polvere d'ortica e olio d'oliva. Basta, tu solo queste quattro cose. Cioè anche, puoi ripetere per favore? I cibi dovrebbero essere semplici. Ti chiedo per favore di ripetere tutti e quattro gli ingredienti. Semi di canapa 32%. Semi di girasole più o meno uguale. Ok. Polvere di ortica, mo i conti. Vabbè, non importa, comunque l'ortica. E olio d'oliva. E basta. E basta. C'è l'acido citrico come conservante, ma è succo di limone. Insomma. Succo di limone. Vabbè. Meraviglioso, meraviglioso. Fantastico. Beh, poi ci sono altre piante essiccate, come vedi. E poi ecco, l'ortica, che altre piante? L'ortica, sì. La menta, il biancospino. Abbiamo un progetto. Allora, secondo Giulio, più che altro. Questi sono produzioni della Casa delle Erbe. Casa delle Erbe in realtà è un progetto informale che è partito da Capracotta, da un signore che si chiama Antonio De Andrea, che propone di impiantare case delle erbe in giro in tutti i posti dove le persone convivialmente si uniscono e si condivide la conoscenza. Si condivide la conoscenza della diretta. Si condivide la conoscenza delle erbe spontanee e il loro uso, una minima trasformazione, una microeconomia legata allo spontaneo. Lo spontaneo, diciamo che è la risorsa più ecologica di cui abbiamo disposizione. Dalla cicoria molto più che la cicoria. Dalla cicoria in poi. Potrei dire che il 90% delle piante che ci circondano o hanno altri usi, a partire pure anche dalla cesteria, dal tessile, piante tintore, gli usi sono infiniti. Senti, invece vorrei chiedere se ci parli due minuti dei grani autoctoni e duri, perché sono una risorsa fondamentale e credo che sia il futuro dell'agricoltura. Quindi tutte queste farine che puoi inquadrare, Salvo, i dolci che vedi di mele, quello bellissimo con questo bassorilievo, sì. Sono tutti con grani antichi e quindi vorrei che ti dicesse due cose sui grani antichi. Ecco, e sui grani... mi interessa soprattutto il contenuto di glutine di questi grani antichi, se puoi. Il contenuto di glutine preciso io non lo conosco. No, ma orientativamente, sì, immagino minore rispetto ai grani molto moderni. Molto minore, questo è legato anche al fatto che magari viene macinato a pietra e non è raffinato, ma soprattutto perché la varietà antica ha meno glutine, in quanto le varietà che vengono coltivate tradizionalmente per aumentare la produzione... È stato aggiunto il glutine. Siamo diventati tutti celiaci moderni, il no? Il glutine... anche in questo caso però parlo per sentito dire, non sono un dottore, non potrei affermare queste cose, però per quello che ne so io il glutine porta a un tasso ipoglicemico che porta praticamente ad avere troppi zuccheri nel sangue, quindi a un sistema di emergenza che si attua ogni volta che mangiamo, pasta, pane, che porta l'insulina a far diventare tutti i zuccheri grasso e quindi abbiamo l'abbiocco. Se mangi del pane fatto con grani antichi, se mangi pizza o anche altri prodotti fatti con grani antichi, non avverti questo senso di abbiocco, è molto più digeribile e la salute ne guadagna. Scusami, mi dici il tuo nome, me lo sono perso prima. Giulio. Giulio, ma senti un po', ma di questi grani non è che magari già sono riusciti a livello di Unione Europea a vietarli? Perché lo sai, ho sentito dire spesso che ci sono dei semi di alcuni pomodori eccetera che sono vietati, che per me già l'idea di vietare una... L'orto. Vietato fare l'orto, ecco. Quindi... questi qui, cioè, si va contro la legge coltivare? No, non si va contro la legge, anche se è vero che su alcuni grani ci sono stati fatti dei brevetti, del copyright. Anche la saracolla, che è tipica nostra, è brevettata da una società di Bologna, che non sanno manco che è la saracolla a Bologna, cioè, onestamente. Ma sono tutte sorelle e figlie. E quindi voi quello non lo potete coltivare? No, noi abbiamo recuperato varietà antiche, l'abbiamo fatto tramite un'associazione che si chiama Rete Semirurali, che si batte proprio per il recupero e per il riutilizzo di varietà autoctone locali, quindi con loro abbiamo cominciato questo percorso, ora lo continuiamo da solo, anzi facendo anche progetti innovativi assieme a dei gruppi d'acquisto, per esempio, con i quali facciamo delle coproduzioni di grano che serviranno proprio a questi gruppi d'acquisto per
che verrà utilizzata esclusivamente dai soci del gas. Okay. Quindi cambiamo anche i canali commerciali, cioè per noi è futuro tutto ciò, perché cambiano le produzioni ma cambiano anche i canali commerciali, perché il sistema è proprio sballato, secondo me. Assolutamente, il sistema è tutto sballato. Sì, infatti era proprio quello che volevo chiedere. E il tuo nome, scusami? Io Donato. Donato, io mi chiamo Salvo Mandarà, quindi Giulio e Donato. Non so chi dei due vuole rispondere. Ecco, io ho una piccola TV. Questa TV, a questa TV fa capo una comunità di persone che si sono iscritte in un gruppo con una moneta complementare. Ok? Noi utilizziamo questa moneta complementare. Purtroppo ancora non abbiamo raggiunto una massa critica, siamo 130-140 iscritti. Quindi è chiaro che ancora gli scambi non sono enormi, perché ci vorrebbe un numero maggiore per trovare tante cose attraenti, diciamo, per un potenziale acquirente. Però ci stiamo provando. Allora vi chiedo, voi sareste disposti a entrare in questa comunità, posto che non costa niente, e magari mettere in vendita i vostri prodotti? L'unica condizione che noi abbiamo è di metterli in vendita con almeno una quota minima del 20% di buoni. Per esempio, se tu questa farina la vendi, non lo so, a 3 euro, facciamo un'ipotesi, ecco, almeno 60 centesimi di buoni e 2,40 di euro, ok? La percentuale deve essere maggiore o uguale del 20%. Questo perché altrimenti, se hai una quota più bassa di moneta complementare, diciamo che non viene incentivato l'uso, ecco. Certo. Sareste disposti voi a pensarci, almeno a provare a entrare in questa comunità? Vi dico già che nei 130 iscritti c'è già, per esempio, qualcuno che vende degli agrumi, che magari voi qua non so se ce l'avete gli agrumi, probabilmente no, sì. Ecco, quindi potreste, per esempio, comprare gli agrumi dalla Sicilia usando questa moneta, uh-huh, e vendere la vostra farina o altri vostri prodotti. Ci potreste pensare, se non altro? Beh, noi siamo aperti a qualsiasi forma alternativa che ci possa svincolare dai meccanismi dalla schiavitù che ci rendono schiavi di questa società capitalistica. Ci sono situazioni simili a quelle che hai detto tu, anche a Benevento. Non so se conosci il soldo corto del gas arcobaleno. No, non lo conoscevo. Comunque, funziona più o meno allo stesso modo. E quanti iscritti ci sono? Perché poi purtroppo è lì il problema. Non ti saprei dire. Ma dico... Sì, no, non sono molti, penso anche di me. Commerciali, penso una decina di attività più private. Che okay. Poi quello che stava dicendo Donato, anzi va secondo me ancora oltre, perché in quel caso là non c'è più bisogno neanche della moneta, perché il consumatore diventa direttamente produttore di quello che si mangia e quindi responsabilmente deve controllare, informarsi, essere aggiornato su tutta la produzione, su tutta la filiera, sulla qualità della filiera, di come avviene, e infine si assume anche i rischi che di solito sono lasciati soltanto dal produttore. Se un'annata va male e io perdo il raccolto, il rischio è solo mio. Invece in questo caso, in cui dicono nel gioco, il rischio viene distribuito tra tutti gli agenti presenti in questo progetto. Ho capito. Guarda, io sono veramente felicissimo e ringrazio Luigi per avermi portato qui a fare la vostra conoscenza, perché è molto bello, affascinante quello che fate. Avete un biglietto da visita, qualcosa, in modo che io poi vi possa contattare una volta tornato a casa? Come no. E ovviamente poi quando finisco questa operazione vi porto anche un mio adesivo, insomma vi lascio i miei riferimenti. Bene. Grazie mille. Grazie a te. Veramente interessante. Io vorrei fare una domanda adesso, no? Però magari voi non c'entrate niente con questo striscione qui, vero? No. A chi potrei chiedere qualcosa adesso, su questo striscione? Adesso ci andiamo. Ecco, perché la domanda è un po' provocatoria, ovviamente. Come no? Perché ho visto che c'è uno sponsor, insomma, ma certo. Cioè leggo la natura del cibo, bellissimo, una sola terra per nutrire il pianeta, e poi vedo Expo Milano 2015. Cioè c'è qualcosa che non mi quadra qua, ecco, vorrei chiedere da che cosa viene fuori questo cartello. Intanto Salvo, vorrei chiederti un minuto riguardo, sì, alla questione dei semi. Sì. Perché la questione dei semi è molto più seria di quello che si pensa. Quello che gli amici ti hanno raccontato sulla questione dei semi autoctoni e sulla questione dei semi duri è di fatto un'inversione di tendenza che fa sperare rispetto al monopolio di una casa che tu conosci molto bene, che si chiama Monsanto. La Monsanto ha di fatto monopolizzato la maggior parte dei semi della terra, e tutte le operazioni che fa questa bellissima azienda che si chiama Monsanto sono tutte finalizzate al monopolio di qualcosa. Quindi la questione dei semi, la questione di vietare gli orti,
è tutta legata al fatto che la multinazionale Monsanto e le multinazionali ad essa collegate hanno ormai un monopolio dei semi che costringono anche organizzazioni di categoria, come può essere la Coldiretti o come può essere altre organizzazioni, a prendere perlomeno una quota parte di questi semi dalla Monsanto, perché di fatto non esistono più alcuni semi se non si è Monsanto. Quindi in realtà questo più che una missione singola dovrebbe essere una missione collettiva. Le sovranità, compresa quelle alimentari, sono un fatto veramente fondamentale per il futuro del nostro pianeta. Andiamo alla natura del cibo e all'Expo. L'Expo, come tutti sappiamo, è una manovra di quelle strategicamente micidiali, perché di fatto bastava invitare i poveri della terra all'Expo per poter far sì che fosse veramente un Expo dedicato all'alimentazione. Invece di fatto è stata una vetrina per chi se lo poteva permettere, tutto il pianeta, e chiaramente in questa vetrina marchi come il WWF, come la Coldiretti, come aziende di questo tipo sono cadute in questa rete. Voi perché di fatto o ci stai, voi perché i fini di organizzazioni del genere devono coesistere col fatto che il mercato ti impone delle scelte. Questa è la ragione che dietro al bel logo e alla bella strategia della natura del cibo, una sola terra per nutrire il pianeta, in realtà si nasconde una strategia che di fatto è: diamo sempre di più ai pochissimi che dovranno comandare su questo pianeta quando si mangia, quando si beve, cosa si mangia e cosa si beve. Assolutamente, ti ringrazio perché già mi hai risposto, però per me veramente questa cosa è proprio un pugno in un occhio, nello stomaco, cioè vedere il logo di Expo in un'oasi come questa. Veramente rimango inorridito. Io abito proprio in Lombardia, non lontano da dove c'era la sede dell'Expo, non sono mai andato, non sarei andato neanche se avessero pagato a me 10 volte il prezzo del biglietto, perché proprio ero contrario, anche perché il solo fatto che uno degli sponsor di Expo era McDonald's, cioè voglio dire, già solo quello, a parte tutte le altre cose, ecco, quindi abbiamo detto tutto. Ciao Giulio. Giulio, ti ringrazio, è stato veramente un piacere. Torno fra poco a portarti un adesivo della mia TV, ok? Va bene, grazie. Grazie a te. Salvo, quello invece è il centro visite, il gruccione dell'oasi del WWF di Campo Lattaro. Vogliamo quindi spendere qualche minuto anche lì? Sì, come no. Andiamo a chiedere velocemente. Intanto questa è una scheda di introduzione dell'oasi del WWF di Campo Lattaro, la puoi inquadrare in modo che è. E diciamo che questo invaso, che è stato creato da molti decenni per favorire l'agricoltura di questo territorio, invece con la scomparsa dell'agricoltura, come puoi immaginare, è fortunatamente per il momento diventata un'oasi del WWF. Però già ci sono progetti per farla diventare una centrale idroelettrica, e quindi capirai che insomma si vuole convertire questo tipo di risorsa in altro, speriamo in bene. Giacomo, per fargli fare una visita dentro, lo vuoi accompagnare a salto? Se c'è qualcosa di interessante, sì, da mostrare. Parte, no, i ragazzi là vogliono mangiare. Pollo guaccioli. Però tu stavi mangiando, mi dispiace averti interrotto. Poi andiamo a camminare e digeriamo. Fammi vedere, dimmi tutto. Niente, questo è il nostro centro visita, qua solitamente facciamo le attività didattiche con i ragazzi o dei seminari, come mo non si vedono, le locandine sono nascosti dai teli, ma abbiamo fatto dei seminari sull'olvicoltura nel Sannio e quant'altro. Quello che le foto che vediamo sono tutte foto scattate da Enzo Mancini, che è il nostro ornitologo ufficiale dell'OSI, e sono tutti animali e piante fotografate qui all'interno del... Ci avviciniamo così li inquadro più da vicino. Quindi questi sono tutti fiori di cicoria, frutti, sì, di bosco. Sì, frutti di bosco, c'è l'orchidea a fuciflora, che è un lavespare, insomma è un'orchidea selvatica. Qui nella zona fioriscono circa 15 specie diverse di orchidee. Questa è un'orchidea che simula la femmina di una vespa, quindi in realtà non, come dire, non fa polline, ma simula l'odore e la forma di una vespa, quindi la vespa ci va sopra solo per accoppiarsi, ma in realtà insomma... Poi c'è la cicogna nera. La cicogna nera è stata avvistata qualche anno fa, questo è un giovane, quindi probabilmente il nido di cicogna stava nei dintorni, perché quello è un giovane di cicogna nera. Il più comune è lo svast, insomma, che fa i nidi galleggianti e che è un uccello che vive qua tutto l'anno. Stupendo. Vabbè, qui così c'è una carrellata più o meno sempre a tema. Qui c'è un'altra orchidea purpurea, che è un'altra
tipo di orchidea. Lì è stato fotografato uno stormo di gru che solitamente passano, le gru nidificano in Svezia, insomma nord Europa, e svernano poi in Africa e in Sudafrica, quindi sia andata che ritorno passano solitamente qui. Si passano qui e si fermano anche, diciamo che il lago rappresenta per i migratori anche come una sorta di autogrill delle specie migratrici, insomma, bella dove questa definizione, sostano per qualche ora, anche qualche giorno, insomma, prima di intraprendere il cammino fanno più di 20.000 km insomma, nella migrazione. Più o meno questo è l'altro. Oggi, bello, insomma, bello. Oggi è un po' confusionario. E quindi perché voi, quando vengono, immagino che qui vengano molti bambini, no? Sì, facciamo quindi attività con le scuole, quindi qua solitamente facciamo le lezioni, sempre di educazione ambientale e dei laboratori a tema, insomma. Quindi cercate di invertire la tendenza, no? Non so se hai visto su Facebook, c'era qualche settimana fa una fotografia che faceva vedere da una parte tutti i loghi delle multinazionali, no? Adidas, Agip, eccetera, eccetera. E poi dall'altro invece delle specie animali o vegetali, e la cosa strana è che tutti riconoscono al 100% i loghi delle multinazionali e nessuna pianta. Ecco, certo. Mi pare che con il vostro impegno e questa è la nostra mission, è proprio questa qua, insomma, cioè che un bambino riconosca subito una quercia piuttosto, esatto, che un fagiano eccetera, esatto, anziché sì, Adidas, non vedere il classico, come dire, il pollo in vaschetta che esatto, non sa neanche che c'ha le pinne, esatto, esatto, questa esatto, è la nostra missione, insomma, fare divulgazione, far conoscere il territorio e perché è importante tutelare la biodiversità, perché la biodiversità siamo noi e rappresenta la solubilità del territorio, quindi inquinare e calpestare la biodiversità significa, insomma, recare dei danni alla stessa umanità. A noi stessi, certo. Se inquadri la maglietta di Pedro, Pedro c'ha proprio la maglietta del WWF, che è il logo della giornata, che vediamo, dice proprio Save the Nature, Save the Humans. Pedro, scusa, vuoi far guardare, inquadra un po' la tua maglietta con lo slogan? Aspetta che sono un po' in controluce. Ecco qua. Save the nature, save the human. Sì, perché infatti questa è la missione della, cioè, missione del WWF, così anche ovviamente. Alcuni sbagliando dicono che noi stiamo distruggendo la terra, ma in effetti nel momento in cui invece, come secondo me è corretto, noi stiamo distruggendo noi stessi. Quando noi spariremo, la terra nel giro di 50-100 anni torna meglio di prima. Già dimenticati da esatto, pezzo, cioè, sì. Quindi stiamo ponendo solo noi. Certo, esatto, stiamo deturpando la terra, ma la terra così come c'era prima di noi ci sarà anche dopo. Siamo sì, noi i fessi che stiamo distruggendo, esatto, noi stessi, ecco. Questo è un concetto però che non tutti hanno capito. Non tutti hanno capito perché tutti ragioniamo solo ai beni materiali, a quello che vogliamo subito nell'immediato, e magari non si pensa alle generazioni future. Magari c'è un detto molto bello che dice: io l'ambiente che ho l'ho preso in prestito dai miei nipoti, dai miei figli, lo lascerò a loro, non è una cosa solo per me, insomma. Questo è lo spirito che ci muove a fare questo tipo di attività e a fare queste giornate. Assolutamente. Grazie. Ti ringrazio, è stato un piacere, grazie a tutti. Arrivederci. Credo che questa, dove è Luigi? È lì fuori che mi aspetta, credo che la possiamo chiudere qui. Arrivederci a tutti e grazie. Ok. Allora, che dici? Cominciamo a organizzarci per andarcene, no? Sì, se lo vuoi riprendere il lago, se no pensano che è tutto un bluff. Andiamo a riprendere il lago, dai. Allora, tieni tu il microfono che usi per te stesso. Cari amici, stiamo passeggiando proprio per mostrarvi questo lago, che non è che stiamo fingendo qua, c'è veramente. Ecco, guardate qua che meraviglia. Bisognerebbe fare un tratto di strada a piedi. Vabbè, ma già da qui si vede comunque. Sì, ecco. Magari di qua. Quindi, chi era che mi diceva che questo qua è uno dei laghi più grandi d'Europa, dei laghi artificiali più grandi d'Europa? Sì, sì. Almeno quando è stato progettato era il più grande, adesso okay, non so. È riempito catturando una parte dell'acqua di un fiume. Sì, il Tammaro. Il Tammaro. Questa il fiume è la Tammaro, valle dell'Arco Tammaro. Ok, il Tammaro dove sorge e dove sbocca? Il Tammaro praticamente sorge in Molise. Ok. Fa un tratto che e arriva, costeggia diverse zone, diversi paesi, arriva fino a Benevento. Ok. Ok. E poi arriva dove sfoggia? Il Guale Mare? No, va nel fiume Calore di Benevento. Ah, quindi è un affluente, sì, è un affluente, sì, di un altro fiume più grande. Sì. E quindi praticamente con la diga è stata deviata una parte delle acque di quel del Tammaro per creare questo lago artificiale. Sì. E intorno a questo lago si è creata quest'oasi. Meraviglioso. Va bene, allora io ho bisogno di tornare verso l'ombra per riuscire qua a chiudere questa trasmissione. Cari amici, nel frattempo io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Questa qui è una puntata particolare, questa 44esima tappa del Pecoglioni Tour.
è un po' diversa dalle altre, perché diciamo non abbiamo fatto interviste proprio con i passanti di una strada o di una piazza, ma ci siamo intrufolati, diciamo, in questa festa. Salvo, la mascotte è un coniglio bianco, se lo vuoi inquadrare. Dov'è? Ah, eccolo, aspetta che avevo appena cambiato inquadratura, un attimo. Eccolo qua, vogliamo presentarlo questo coniglietto? Come si chiama? Chicotto. Chicotto, ma dove sta lui normalmente? E lui fa parte di una famiglia e oggi sta solo in trasferta. Ho capito. Ma non sta libero però, perché sennò no. si perderebbe. Sì, se ne andrebbe per. Se lo mangiano. Se lo mangiano pure. Ok. Aspetta, è un po' impaurito o sbaglio? Sì. Vicino bianco, vedi quanto è bello. Accarizzalo. Bene. Va bene. Allora, cari amici, io a questo punto. Come? Sì, il lago l'abbiamo già. Quei due ragazzi erano incuriositi, volevano sapere dove. Prego, avvicinatevi. Cosa volete sapere, ragazzi? Chiedete. Come si chiamava la TV? La TV si chiama Salvo 5.0. Adesso io appena interrompo questa operazione vi do tutti i riferimenti con adesivi eccetera, va bene? Ok, va bene. Grazie a tutti, è stato veramente un piacere per me partecipare a questa festa, e quindi ringrazio Nicola, Michele e Luigi, insomma, per avermi permesso di intrufolarmi in questa comunità. Io da solo naturalmente non avrei potuto, perché non conoscevo gli altri partecipanti. Bene, allora adesso se io riesco nel difficile compito di individuare il pulsante giusto per mandarvi la sigla, vi mando la sigla, perché qua c'è troppa luce e quindi ho qualche difficoltà. Vediamo se riesco. Se ho beccato il pulsante giusto, vi manderò in onda la sigla del Pecoglioni Italia Tour, e noi ci vediamo con la prossima tappa, che sarà a Campobasso entro stasera. Non so darvi un orario per il momento. Ciao a tutti e grazie. Spegni la TV e accendi il cervello! Spegni la TV e accendi il cervello!